Storytime, Evoluzione Radio. Amici ed amiche di Storytime, ben ritrovati qui su Radio Italia 5. Io sono Emanuele Landi, pronto a raccontarvi una nuova storia e presentarvi una nuova ospite che è qui al mio fianco nel nostro salotto radiofonico. Sto parlando di Lucia di Raimondo di Ralù Design. Ciao Lucia, benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Allora Lucia, con te appunto per parlare della tua storia, di quello che fai, già possiamo intravedere dal nostro salotto che c'è una piccola opera con cui abbiamo cercato di abbellire un po' il nostro studio. Ci racconti innanzitutto chi sei Lucia e di che cosa ti occupi? Allora, diciamo che questa attività è iniziata nel 2013, dopo il mio percorso di studi in architettura. E, è stato un po' un incontro casuale, tra virgolette si potrebbe dire, poi gli incontri non sono mai così casuali, no, come si dice. E, mi sono un po' appassionata di questo modo, di questa tecnica di disegnare attraverso l'intaglio della carta a mano. Quindi diciamo che questa è una tecnica che proviene dall'Oriente, dal Giappone, e poi per estensione anche ad altri paesi orientali, la Cina. E, in Europa è conosciuta specialmente nella parte, insomma, un pochino più del nord Europa, però diciamo che sta cercando di farlo conoscere anche in Italia. Quindi che cosa succede attraverso questa tecnica? Sì. Io praticamente decido il disegno da fare. Nella parte retrostante, okay. Esatto, faccio il mio disegno a mano libera, oppure in questo caso mi sono aiutata geometricamente perché c'è tutto un po' un impianto strutturale geometrico da rispettare, e poi attraverso un cutter di precisione vado ad intagliare le parti che decido di asportare dal disegno stesso, per cui poi alla fine il lavoro che ne risulta è una cosa un po' tutta traforata, che potrebbe ricordare, diciamo, un ricamo sulla carta. Quindi questo è un po' il risultato finale. Proviamo a farlo vedere, sì. Eccolo qui, perfetto. In questo caso si tratta di un mosaico, una tarsia marmorea che c'è sul pavimento della chiesa di San Miniato al Monte a Firenze. E ho portato questo perché è molto dettagliato, è praticamente sono tutti segni zodiacali. Esatto. E c'è dietro anche proprio una storia, dietro a questo intaglio particolare, perché il 21 di giugno, che è il primo giorno che dell'inizio dell'estate, un raggio di sole, cioè chiaramente se è una giornata che lo permette, passa attraverso una finestra della chiesa stessa e va ad illuminare la costellazione del Cancro che inizia in quel giorno lì. Per cui mi piaceva questa idea e l'ho un po' riportata sulla carta. E tutti faccio i complimenti, stavo cercando il leone, che è il mio segno zodiacale. Ma ti posso chiedere quanto tempo ci vuole? Perché immagino che ci voglia davvero una bella precisione. Ci vuole molto tempo. Questo lavoro per me, insomma, ha richiesto diversi giorni, perché non bisogna avere fretta, la pazienza è sicuramente la migliore compagna di lavoro, e piano piano, piccolo pezzettino per piccolo pezzettino, si andava un po' a comporre. In questo caso, quando ho fatto questo lavoro, ho fatto anche tante foto step by step per far vedere la progressione del lavoro, e quindi piano piano poi si è composto il tutto e questo è il risultato. Allora Lucia, adesso lo sistemiamo, sì, anche per non rovinarlo. Grazie. Molto molto brava. Oltre questo, quali sono i lavori soliti che troviamo all'interno del tuo laboratorio di Ralù Design? C'è già un gioco di parole, ma Lucia di Raimondo, sì, giusto? Sì, esatto, bravissima. Non l'avevamo neanche mai notato. Molto, molto bene.
Sì, allora, diciamo il mio laboratorio intanto si trova nella zona stadio a Firenze e lì praticamente c'è una piccola esposizione di tutti quelli che sono un po' i miei lavori che posso proporre, ci sono degli esempi, anche se normalmente il mio lavoro lavora un po' per commissione, no? Come ho ricordato anche in altre occasioni, un po' come si faceva prima, praticamente è difficile che qualcuno arrivi nel mio laboratorio e rimanga colpito da qualcosa che è lì e lo prenda e decida di acquistarlo e okay. portarlo via, perché di solito è un percorso che facciamo insieme a chi viene a trovarmi, si cerca di mettere a fuoco l'idea, la richiesta, magari se c'è un regalo che è destinato a qualcuno, e poi insieme cerchiamo insomma di mettere a fuoco questa idea piano piano, i colori, si può personalizzare tutto, dato che praticamente insomma poi alla fine il lavoro è unico, perché ogni cosa che risulta fuori da questa tecnica, essendo fatta a mano, chiaramente non è ripetibile. Unica e irripetibile. Esatto, quindi è questa magari il valore aggiunto che ci può essere rispetto a questa tecnica, che principalmente è artistica, ma che io mi riporto un po' all'interno dell'interior design, perché cerco di personalizzare elementi che possono andare ad arredare una casa, come possono essere dei quadri, mm-hmm. dei quadri con la striscia LED che illumina. Wow. In particolare poi di solito li monto su delle cornici che sono un po' staccate dal fondo. Ora questo è un foglio libero, semplice, però bisogna immaginarselo magari montato su una cornice. E c'è sempre questo spazio rispetto al fondo della cornice che crea una distanza, e quindi con la luce LED che è posta diciamo sul lato basso del quadro stesso si creano degli effetti di ombre e danno un po' una profondità, una tridimensionalità a questo intaglio. Non soltanto quadri, ma anche altri elementi per l'arredo della casa, come per esempio separe, testate per i letti, porte scorrevoli. Ho fatto diversi tipi di interventi. E poi facciamo anche dei corsi nel fine settimana per chi vuole provare a imparare questa tecnica, o il sabato o la domenica, non tutti i weekend. Di solito pubblicizzo gli eventi sul mio sito web. Ci sono delle proposte, chiaramente essendo un tempo ristretto a 2-3 ore, 4 a volte a seconda del lavoro che viene proposto, sono piccole cose, non si andrà certo ad intagliare una cosa del genere. Si comincia piano piano. Esatto. Per chi si vuole avvicinare o è incuriosito, diciamo, da questo tipo di tecnica, proviamo insieme, insomma, è un momento divertente, anche perché poi c'è una pausa in cui viene fatto un tè, secondo anche un po' la tradizione orientale, quindi si cerca un po' di ricreare un'atmosfera abbastanza particolare. Orientale a tutto tondo. Sì. Visto che lo hai ricordato, Lucia, il sito è diraludesign.com, potete comunque trovare la nostra Lucia, la nostra artista, anche su Diraludesign, Facebook, Instagram, o scrivere per maggiori informazioni, dettagli o appunto per richiedere alcuni lavori a diraludesign@gmail.com, appunto come ci diceva Lucia, anche per commissioni, carta, ma non solo, come recita anche esatto. il sito. Lucia, a proposito di questo, quindi ti chiedo se ci saranno comunque ulteriori lavori, ulteriori idee, ulteriori progetti per il futuro. Sì, i progetti e le idee sono tanti, non è facile mettere tutto un po' insieme, anche perché diciamo che nelle ore del mattino sono insegnante presso una scuola paritaria, sono sia sull'età delle medie che su quelle su quella del liceo, delle superiori, quindi cercare un po' di far tornare tutto non è facilissimo. Però ci sono diverse idee, diverse proposte anche di collaborazioni con altri artisti che usano altre tecniche, quindi anche l'idea di poter sposare insieme qualcosa di diverso in maniera che sia anche un completamento l'una dell'altra, no? Come tecniche, quindi questa è un'idea ultima che mi è un po' venuta
diciamo, di recente, e quindi stiamo lavorando per creare qualcosa di questo tipo. Quindi per aumentare il bagaglio insegnante di storia dell'arte, sì. Ci teniamo sì. a ricordarlo, appunto, visto che abbiamo parlato d'arte. Lucia, io ti ringrazio, non so se c'è anche un ultimo messaggio oppure vuoi fare un saluto o un ringraziamento in particolare. Ringrazio voi di Storytime per questo invito molto gradito e vi aspetto presso il mio laboratorio oppure insomma con gli altri contatti che potete vedere anche in sovraimpressione. Esatto, va bene, grazie mille. Diralu Design, Facebook, Instagram, il sito diraludesign.com e diraludesign@gmail.com per maggiori informazioni. Io ringrazio Lucia Di Raimondo, grazie. Buon lavoro Lucia. Grazie Emanuele, grazie a tutti. E soprattutto buona arte. Ma voi invece restate ancora sintonizzati qui su Radio Italia 5 perché il nostro storytelling continua. A fra poco. Storytime, Evoluzione Radio.